Dunque, bisogna far chiarezza. La bici elettrica non è un motorino. Questa è una cosa alla quale tengo particolarmente, perché tempo fa ho fatto su Instagram una domanda. Ho chiesto alla gente di dirmi cosa ne pensava della bici elettrica. È venuto fuori veramente di tutto, tantissime risposte e molte purtroppo maldate, nel senso che tanti mi hanno detto roba da vecchi, roba non da ciclisti, fa schifo, non la userò mai. Poi successivamente ho chiesto: tu hai mai provato una bici elettrica seriamente, cioè non in un cortile, cioè affittandotela o facendotela prestare, provandola per tanti chilometri per una bella uscita interessante? Sì, me l'ha detto meno del 20%, quindi ho fatto veramente pensare. E ti dico subito che questo non è uno spot per la bici elettrica. Io non ho una bici elettrica e per il momento non ho intenzione di comprarla, perché dal mio punto di vista le batterie durano ancora troppo poco, perché in modalità turbo siamo sui 30-40 km. Comunque io più di 45 km fatti forte non sono riuscito a fare. Io potrò ripensare a una bici elettrica il giorno che mi faranno fare 100 km, 5000 metri di dislivello senza problemi in turbo. Allora magari ci posso pensare. La cosa fondamentale a oggi è che la bici elettrica sta veramente spostando la percezione del nostro sport, aprendo nuovi confini. Io l'ho provata più volte e ti lascio il link qua sopra per vedere gli altri video, perché ci tengo veramente che tu possa vedere di che cosa si tratta e qual è la sensazione che ti restituisce, perché io non posso più sentire i commenti del tipo la bici elettrica roba da vecchi, roba per chi non sa pedalare, roba no ragazzi, no, la bici elettrica per assurdo è un altro sport. Cioè veramente sposta un attimo l'orientamento del ciclismo, perché io la cosa più bella che mi è rimasta provando la bici elettrica è la velocità di percorrenza dei sentieri in salita. In pratica un sentiero che io ho sempre fatto per risalire, quindi testa bassa, sudore, lacrime, sangue, cioè proprio fatica a salire, con la bici elettrica mi sono divertito a guidare anche in salita. E questo secondo me è una cosa molto molto bella e divertente, perché per uno come me che ama la salita non è un problema, ma per tanti che patiscono la salita potersi divertire anche in salita secondo me è fondamentale per poter comunque continuare ad usare la bici, perché se uno si fa 2 ore, 3 ore di risalita per 10 minuti di discesa e gode 10 minuti e soffre 3 ore, capisco bene che alla fine si rompe i coglioni. Quindi la bici elettrica ti dà questa possibilità qui, però non è un motorino, non è che tu ti siedi sopra e lei va, ci sono varie impostazioni, tu devi dare la tua forza e lei ti aiuta, lei ti dà quei watt in più. Guardati i miei video che ho girato con i test, che secondo me sono molto interessanti, anche l'applicazione, quella che funziona col cardio, è una cosa molto molto interessante che funziona col cardio e con la potenza, anche quella ti lascio qua sopra il link così puoi andare a vedere di che cosa si tratta. La bici elettrica, il ciclista che la disprezza mi fa veramente, mi dà fastidio, mi fa male, perché secondo me devi assolutamente prendere 50 euro e investirli nella tua conoscenza, cioè vai da un rivenditore e gli dici: me l'affitti una bici elettrica una giornata, quanto vuoi? 40 euro 50 euro, sono ben spesi, te lo giuro, sono ben spesi, perché almeno capisci quali sono le potenzialità e come funziona, e quando qualcuno ti fa una domanda puoi rispondergli in modo corretto, non dicendo roba che fa schifo, roba da vecchi, non lo userò mai. Sì, magari il primo approccio, il primo pensiero può essere quello, ma una volta che la provi sono sicuro che cambi proprio atteggiamento nei confronti della bici elettrica, che come ripeto non è per me al momento, perché a me piace tanto la salita, quindi io devo far fatica, è una cosa che mi piace fare. Però appunto ripeto, se esistesse una bici che mi in grado di farmi fare 5000 metri di dislivello, probabilmente l'affitterei spesso. Altro è il discorso per la bici elettrica da strada, ma quella io non l'ho mai provata, concettualmente non mi fa impazzire, però aspetto di provarla, anche se comunque quella te la vedo un po' più orientata alle problematiche, mentre la mountain bike elettrica ridefinisce un settore, come dire cross country, discesa, CH, free ride. Secondo me questo è proprio una componente che va ad aggiungersi a quello che sono le bici, secondo me, e questo è il mio punto di vista. Quindi ti ripeto, prova una bici elettrica prima di dare un'opinione magari sbagliatissima. Provala, provala, provala. Ciao, alla prossima.